Bella a tutti ragazzi, dunque siamo in un nuovo video dal vostro Mate Nerazzurro. Oggi ragazzi pronostici della quarta giornata Serie A. Mi sarà un bel like, perché sono a canale con le 400 iscritti, siamo a 339, quindi vi ringrazio molto per il supporto che mi state dando e condividete il video ovunque. Allora ragazzi, nella scorsa giornata ne ho indovinati parecchi, ho indovinato soprattutto 7 marcatori e 2 risultati esatti mi sembra, quindi comunque ho fatto molto bene. Spero anche in questa giornata comunque di fare molto molto bene. Io ragazzi direi di non perderci il chiacchiere e partire subito. Partiamo ragazzi dall'anticipo che si giocherà ragazzi domani tra Juventus e Lazio. Un big match, subito la prima partita, ragazzi un big match che io prevedo con una Juve vittoriosa, che farà ragazzi 3 vittorie e un pareggio nelle prime 4, vincendo come 2-1, comunque una partita molto molto difficile, molto tosta contro una Lazio, comunque è in fiducia visto la grande vittoria al Maradona, però la Juve vincerà 2-1 con un gol di Dusan Vlahovic che si riscatterà dopo il rigore fallito contro l'Empoli e farà il suo terzo gol in campionato. Inter Milan, altro big match, il derby della Madonnina, un match tutt'altro che scontato, ma io ragazzi vedo i miei ragazzi nerazzurri un pelino ragazzi favoriti, nonostante comunque siano entrambe a 9, entrambe in vetta alla classifica, a punteggio pieno, io ragazzi prevedo una vittoria della mia Inter, prevedo una vittoria comunque non facilissima, però abbastanza convincente, 2-1 per noi, 2-1 per l'Inter con un gol ragazzi di Marcus Thuram, che darà continuità alla rete segnata contro la Fiorentina. Genoa-Napoli, Genoa ragazzi che ha fatto vedere buone cose in questo inizio di campionato, sta facendo comunque discretamente bene, però ragazzi vedo un Napoli ancora ancora più forte, nonostante la sconfitta un po' inaspettata contro la Lazio e il Maradona, vedo ragazzi un Napoli che vincerà in trasferta contro il Genoa per 1-3, con un gol ragazzi di Victor Osimhen, che è rimasto secco la scorsa, non resterà secco per 2 giornate di fila, il centravanti in israeliano, 1-3 gol di Osimhen. Cagliari-Udinese, questa ragazzi è la classica partita da X, una partita da under, 2,5, una partita da X, una partita in cui potrebbe finire anche a reti inviolate, cioè 0-0, ma alla fine secondo me finirà 1-1, con 2 squadre che comunque lotteranno per la salvezza, comunque non faranno chissà quali grandi cose, visto che entrambe hanno 2 attacchi sterili che hanno segnato pochissimi così dentro di campionato, quindi ragazzi finirà 1-1 con un marcatore che sarà l'Uvumbonzito, che secondo me continuerà a segnare dopo la rete contro il Bologna. Monza-Lecce. È una partita difficilissima, una partita un po' da trippa perché Lecce ragazzi ha fatto 7 punti nelle prime 3 partite, quindi quasi un punteggio pieno contro squadre comunque anche di caratura anche abbastanza importante. Monza che viene da una vittoria e 2 sconfitte nelle prime 3, comunque con big match persi, un match comunque facile con l'Empoli vinto. Quindi ragazzi, nonostante ragazzi veda comunque una partita da tripla, vedo il Monza favorito, perché il Monza in casa fa sempre molto bene contro le squadre medio-piccole, vince sempre. E quindi ragazzi, vale dire che il Monza vincerà, nonostante faticherà molto, vincerà magari anche nei minuti finali, 2-1, magari con un calcio di rigore, con un gol di Caprari, che finalmente si sbloccherà in questo campionato. Frosinone-Sassuolo, vedo una partita da gol, in cui entrambe le squadre danno a segno sicuramente, dove sono 2 difese abbastanza comunque ballerine, 2 attacchi comunque che sanno giocare il pallone. Quindi per me ragazzi sarà una partita molto molto bella e molto emozionante con tanti gol, finirà 2-2, visto che Frosinone quest'anno comunque ha iniziato molto bene nel suo campionato, Sassuolo invece è iniziato male, poi finalmente ha vinto contro il Verona e ha un po' risollevato diciamo, la sua stagione, 2-2 finirà con un gol di Pinamonti, che secondo me darà continuità alla rete segnata contro il Verona. Fiorentina-Atalanta, partita anche qui un po' da tripla, molto molto difficile da pronosticare, però io ragazzi alla fine ho scelto, diciamo, ho optato per una X, perché? Perché comunque la Fiorentina abbiamo visto che in casa può fare molto molto bene, quando comunque non ha le coppe europee gioca abbastanza bene, il gol lo farà come anche lo farà l'Atalanta, che sono 2 difese che qui non proprio sicure, finirà secondo me 1-1 con un gol di Mbalanza là, che finalmente tornerà a titolare dopo le 2 partite che ha giocato Beltran e finalmente c'è trovato Angolan sulla sua prima rete con la maglia gigliata, però non basterà per far arrivare la vittoria in casa Viola. Roma-Empoli. Qui vedo una partita a senso unico. L'Empoli è un disastro, ha fatto nelle prime 3 0 gol fatti, 5 subiti, 3 sconfitte su 3 e non vedo come possa impensierire la Roma all'Olimpico, nonostante la Roma abbia solo un punto, perché ha fatto un pareggio e 2 sconfitte, però in casa contro l'Empoli non può più assolutamente sbagliare. Vincerà la Roma, vincerà 3 a 0 con un risultato veramente, veramente, veramente netto. Dal primo minuto ci saranno Lukaku di Vale, questo ragazzi mi fa propendere verso un risultato veramente molto, molto largo. Quindi 3 a 0 con un gol ragazzi di Romelu Lukaku, che è la prima da titolare, la butterà subito in rete. Magari ragazzi anche con una doppietta, ma anche Dybala probabilmente segnerà, però vado a dire Lukaku. Salernitana-Torino, ragazzi qui c'è ben poco da dire, Salernitana in casa fa sempre pareggi, vado a dire 1-1, con comunque 2 squadre che subiscono poco, ma creano anche poco, quindi 1-1 sarà il risultato secondo me più adatto, con un gol di Zapata, che secondo me ragazzi si sbloccherà e farà il suo primo gol come ha detto Torino, dopo essere rimasto a secco la scorsa,
la prima da titolare contro il Genoa. 1-1 con il gol di Zapata. E la Sulona Bologna, che ragazzi, c'è ben poco da dire. No, c'è molto da dire in realtà, però sono una partita molto difficile anche qui, però vedo loro un favorito perché hanno fatto un inizio di campionato stratosferico, due vittorie su due, poi la sconfitta con il Sassuolo, però la vedo favorita. Vincerà secondo me 2-1 la squadra scaligera con un gol di Ngonge. Quindi vinceranno ancora, con ancora Ngonge super, 3 gol nelle prime 4, secondo me li farà. Adesso che un marcatore che secondo me andrà a segno in questa giornata, un marcatore, ho scelto il Roma-Empoli, perché secondo me il Roma-Empoli andrà a segno un difensore. E ragazzi, un difensore che vi va di questa giornata consigliato è Smalling, che ha fatto nel primo tempo di difficoltà, ha avuto molte difficoltà, e per me finalmente quando troverà il suo primo gol sarà molto molto più tranquillo. Secondo me ragazzi, il Roma-Empoli, Smalling andrà a segno. Questo ragazzi, io vi ho detto cosa ne pensate, il vostro pronostico al prossimo video.